where she been for the last 7 years, doctor? That's what we're here to find out. After 7 years in deep space. There were 18 people on board this ship when it disappeared. I want them all accounted for. Opening outer door. It came back abandoned. Any crew? Negative. This place is a tomb. But it didn't come back alone. Ciao a tutti ragazzi sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati sul mio canale Riprendiamo la nostra serie di Space Engineers con qualcosa di particolare Allora, ovviamente stiamo cercando di portare avanti la serie insieme io e Gabi, L'avete visto quello che siamo, eh, nuovo, nuova modalità di gioco, ovvero sopravvissuti spaziali, Survivor E stiamo cercando di portare avanti con la modalità Survivor Nel frattempo, visto che nel workshop escono delle cose molto belle, come già avevo fatto in passato mi è venuta una piccola, una, di una piccola serie di mostrarvi un po' le cose più belle che sono uscite sul workshop, così che le vogliate anche scaricare, ma anche un po' una cosa prettamente nerd anni 80-90. Vorrei presentarvi, diciamo che ho visto che sul workshop ce ne sono tantissime, tutte le navi più belle che, siano, eh, che, che sono uscite appunto per Space Engineer e che fanno riferimento ai vecchi film sci-fi o comunque spaziali, diciamo dagli anni 80, dai primi degli anni 80 fino a oggi 2014, quindi tantissimi film, magari passando per Alien, Prometheus e non lo so Battlestar Galactica anche telefilm e tutte cose del genere, Star Wars anche, tutte quante le navi spaziali. Oggi quello che vi presento, allora sono dentro questa navetta di attracco, quella che vi presento oggi e non ditemi che non la riconoscete, perché avete già visto un piccolissimo spezzone a inizio video. <ride> un piccolo spezzone perché metterò sempre questi spezzoni che faranno riferimento a, a ciò che poi alla fin fine vi mostrerò, mostrerò all'interno del gioco. Allora, intanto giriamo la visuale del mouse e avviciniamoci piano 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 per non fare cavolate. Perché se no qui salta tutto. Avviciniamoci un po' a tocchettini. Vi farò vedere soltanto i lavori migliori. Quelli che mi hanno un po' diciamo... Che mi sono piaciuti di più. Va sicuro sembra... Sembra facile ma non è. E eh, non è che si è messe tanto... Dovrei andare forse un pochino più in basso. Vediamo un po'. No, dovrei inclinarla leggermente. Ancora un altro po'. Si sta inclinando? Sì, ci siamo quasi. Incliniamo un altro po'. Ragazzi, nello spazio queste, queste manovre vanno fatte pianissimo perché se no si rischia di, di distruggere tutto. Mm, non tanto bene, eh. Non, ta non sono tanto contento della manovra. Mm. Diciamo, leggermente più in qua. Ah no, ma non c'ha motori... Sui lati, quindi non si muove Basta cazzo se ne esplode tutto Basta già Avete visto in questo gioco Basta veramente urtarsi appena appena Che si spacca qualcosa Allora, andiamo giù con il nostro personaggio Salve, buongiorno Sono Coridan Buongiorno Eccomi, bello no Con le uscite accese Ok, andiamo avanti Dai, no, vai Più o meno attraccato Più o meno attraccato Allora eh? Ok Ok Ragazzi, benvenuti a bordo della Event Horizon, la nave maledetta. <ride> Appena l'ho vista, infatti c'è un mio amico che mi chiede sempre, fai vedere la Event Horizon. Colgo l'occasione per salutare uno dei miei migliori amici storici e sono molto contento che ci conosciamo fin da quando si era, era piccino, insomma, da, veramente da, dai campi estivi, da, possiamo dire dalle elementari. Gianrico, ti saluto, ti ringrazio che mi segui tutti i giorni. E come vi chiesto, la Event Horizon, ecco la Event Horizon: la Event Horizon è la, la nave del film, appunto, Event Horizon e, o punto di non ritorno in italiano. Titolo tradotto in italiano ed è un film molto bello, ragazzi. Tra l'altro, c'è il protagonista, non mi ricordo come si chiama che faceva il dottor Grant su Jurassic Park. Guardatevelo, perché oltre a un bel film horror, come non se ne fanno più, eh. Quello, quello riuscì addirittura a darmi un po' fastidio. È bella l'idea di questa nave, che praticamente hanno trovato la maniera di fare il viaggio nell'iperspazio. E per fare il viaggio nell'iperspazio, come si fa? Secondo un po' la teoria di. Come cazzo, si chiamava? La teoria di Holtzman, insomma, un po' dei, dei, del fatto di del esattamente spazio, piegando lo spazio-tempo. Quindi la nave non si sposta, ma semplicemente genera un buco nero da una parte, di entrata, un buco nero di uscita dall'altra parte, e praticamente entrando da una parte si esce in quell'altra. Sarebbe un po' come prendere un foglio di carta, piegarlo, unendo i vari angoli e passandoci nel mezzo. Cioè, praticamente la nave non si sposta, la nave non ha viaggiato a parsec o comunque a velocità a velocità solare, a velocità della luce comunque nello spazio, no, semplicemente è passata da un punto all'altro senza nemmeno muoversi ed è sbucata dall'altra parte dello spazio. E facendo questa cosa la nave Event Horizon, la, la figata è che finisce uh, accidentalmente, ma neanche tanto, passando in questo buco nero, finisce un po' tipo all'inferno, un po' una cosa demoniaca, attirandosi all'interno demoni o comunque figure nefaste. Dovete vederlo ragazzi perché è veramente molto bello Ma la cosa di cui sono rimasto veramente colpito di questa nave Che vabbè, ovviamente ragazzi È una nave, poi vi farò vedere la La ISG Ishimura di Di Red Space, quella è fatta veramente bene Questa vabbè, anche nel film come vedrete Non era caratterizzata più di tanta va degli interni del genere Quindi diciamo che la Event Horizon Come nave di esplorazione spaziale È abbastanza È abbastanza semplice Però la parte più bella Semplice da realizzare, però bella che rende il motore come vedrete nel film. Il motore a generazione appunto per fare questo salto in più spazio, che era poi il motore stesso, questo che creava il buco nero. <coughs> Erano una sorta di, di due pannelli che si muovevano uno dentro l'altro con tante luci attaccate. Ovviamente nel, nel film sono di più, è più tipo una sfera che non una cosa del genere e si muovono molto più velocemente. Comunque hanno fatto davvero un bel lavoro piace. Ci hanno messo un container qui attaccato. <coughs> Scusate. E in questa parte, in questa parte della nave, il culo della nave nel film. Voglio farvi anche un pochino una cosa bella, perché poi tra l'altro anche altre mie passioni sono i film, quindi spero che con questi video di farvi piacere anche i film, a cui saranno collegati in questa parte della nave, nel culo della nave, dove c'è questo motore. Succederà qualcosa di veramente stupendo. Una delle scene horror che mi siano piaciute di più veramente nella storia dei, dei film spaziali. Di quelli che un po' sono i film spaziali sci-fi. Quindi godetevela veramente. Diamo un'occhiata alla nave da... Ah, ora qui. Va... Ah, sì, sì, sì. Ovviamente c'è la plancia di comando della Event Horizon. La... Anche il nome è bello, proprio il nome spaziale della nave. Event Horizon. Ora se la sposto faccio esplodere tutto. E vediamo un po' la nave Com'è realizzata Praticamente questa nave aveva Vi vedete dove sono ora Nella parte in fondo qui Aveva questa zona grande Era molto spartana come nave eh? Non è che fosse bellissima Questa zona grande Per metterci appunto il motore Per la generazione dei, dei campi di forza E dei buchi neri Soprattutto nel viaggio e nel <coughs> Non aveva una vera e propria stanza per, per il criosonno Celle criogeniche Ma aveva questo lungo condotto Che ora vi mostro questo lungo condotto nel, nel mezzo che ricordava forse anche un po' la, la nave di Di Voyager, non vorrei dire una cavolata, di Star Trek. E l'ha fatta tipo a pallina da, da golf. Uh, perché non passo? Dai, vai, mi per lei. Allora, andiamo avanti. Usciamo dalla Event Horizon. E per uscire dalla Event Horizon non posso uscire perché c'è la nave lì. Allora, noi facciamo la cosa molto survival. Dovrei averci la sega elettrica qui Strumenti ed armi La sega elettrica Smerigliatrice E smerigliamo Dai 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 Vai ok Buttato giù Oh oh occhi oh, di gatto Ok Siamo usciti dalla Event Horizon Dalla Event Horizon e ve la faccio vedere da fuori. Questa nave è molto, ve lo dico, molto spartana e molto rustica come cosa, no? È molto casereccia, meno altri. Però la dovete vedere nel film quando, tipo, lo so che è un po' strano. Esce dalle nubi nella foschia spaziale. Vabbè, non c'è foschia, non ci sono nubi, non c'è atmosfera. Comunque, sì, c'è qualcosa di, di strano che la fa uscire da questo buco nero e la fa apparire in una maniera che dovrete vedere. Non vi voglio rovinare niente perché magari è un film che vi siete persi, ma la parte più bella era il muso e vi assicuro, vista così quando esce nel buio dello spazio e se la ritrovano avanti con questo muso qui e fa "Oh, l'abbiamo ritrovata, la nave è scomparsa, la Event Horizon è veramente veramente molto bello". Quindi ragazzi, spero che questa idea vi piaccia un pochino, vi mostrerò appunto le cose più belle create su tra l'altro non vi ho fatto vedere la parte, no, la parte davanti ve l'ho fatta vedere Le cose più belle create su Space Engineer Cercherò di farle anch'io Qualcosa di nuovo Ci sono molte altre navi da mostrarvi E come riferimento al film Punto di non ritorno O se lo volete vedere in lingua originale, in inglese Event Horizon, guardatelo È veramente uno dei film spaziali Slash horror Secondo me è, poi lo sapete, il bello e il brutto per me non esiste Cioè soltanto quello che piace e quello che non piace Però è un film molto interessante. Guardatelo, magari e poi nei commenti mi scriverete. Mi è piaciuta, la cagata, e tutto. Al solito fatevela prendere bene. Spero che questo video vi sia piaciuto. Si torna un po' a fare un giro anche su questo gioco. E Bleh, ciao a tutti dallo spazio scuro!